Ciao ragazzi, siamo qui con Oliviero Fabiani, Tommaso Castello, giocatori delle Zebre e allenatori della Serie B dell'Amatori, e ci troviamo qui per fargli una serie di domande. Partiamo con la prima per entrambi: cosa significa per voi essere un giocatore di rugby professionista? Che quando ti svegli la mattina sai che devi andare al campo anziché andare in ufficio o all'università, insomma, quindi o meno male. No, sicuramente un bene, ne siamo dei privilegiati, solo che non ci stiamo scherzando, però insomma. Fare uno sport a livello professionistico significa dedicare il tempo Sembra un po' ripetitivo quello che per me ha detto Tommy. Secondo me, per essere un giocatore professionista è un privilegio, perché lavoriamo facendo quello che ci è sempre piaciuto, giocando al rugby, che è quello che abbiamo fatto da bambini e che in questo momento ci dà da vivere. Seconda domanda: come rispettivi leader del reparto avanzato del pacchetto di Mischia e dei tre quarti delle Zebre, come valutereste queste prime quattro uscite stagionali? Secondo io? Dai, faccio te. Beh, la Mischia tutto sommato. No, allora, sono state quattro partite dove secondo me il risultato alla fine, se dobbiamo tirare una linea, è stata fino adesso positiva. Abbiamo avuto una vittoria molto importante sabato, tanto morale e fiducia alla squadra. Siamo appena all'inizio, le partite non vogliono dire niente, sicuramente ci sono stati dei buoni segnali. Credo che la continuità di prestazione potrà dirci tra un po' di partite se effettivamente il lavoro fatto fino adesso prenderà. Credo assolutamente di sì, perché stiamo facendo un buon lavoro. Sicuramente abbiamo tanto da migliorarci ancora, però siamo tutti sulla stessa lunghezza di onda. Olli per Mischia? Sì, quindi gioco al piede. No, per quanto riguarda diciamo le fasi statiche, Mischia e Tush, è sicuramente positivo. Abbiamo cambiato diciamo un pochino il nostro tipo di atteggiamento nei confronti della Mischia, perché con le nuove regole c'è stata l'introduzione del tallonaggio, ma per noi non ci è cambiato nulla, non abbiamo avuto grandissimi problemi a cambiare questo tipo di gioco. E per quanto riguarda le Tush, abbiamo semplificato e stanno andando molto molto bene e speriamo di riuscire a continuare. E la cosa su cui stiamo lavorando molto e dobbiamo crescere, sono sicuro che cresceremo, è la difesa da drive, che abbiamo visto contro i Kings è stata veramente ottima e efficace e comunque positiva. Bene, entrando nello specifico del tour sudafricano appena concluso, con la sconfitta della settimana scorsa con i Cheetahs e la vittoria contro i Southern Kings di questo ultimo weekend, e cosa vi portate in Italia dopo questa esperienza, a livello rugbistico e a livello personale? A livello rugbistico ti posso dire che è un diverso tipo di approcciare il rugby, quello dell'emisfero sud. Sicuramente io non ho mai avuto a che fare con squadre dell'emisfero sud e devo dire è diverso rispetto al rugby europeo, ma molto divertente da giocare, molto più libero, più dinamico e con tanti colpi di scena, cambi di fronte, tanto gioco rotto, e quindi è un'esperienza in più sicuramente da portare anche in Europa e continuare a sviluppare. E a livello personale tante cose, comunque è stata una tournée di quasi due settimane sempre con i ragazzi, con i compagni di squadra, ci ha formato tantissimo come gruppo. Ero pure in stanza con Tommy, un po' di problematiche là. No, a livello di gruppo devo dire ci ha formato tantissimo, e a livello proprio personale guarda, forse un po' la cultura sudafricana, che è un po' diversa dalla nostra, molto più rispettosa, più precisa, un po' più anglosassone tra virgolette, che niente fuori posto, tutto veramente inquadrato, diciamo. Tommy, cosa ci vuoi dire della tua esperienza a letto con Ha detto tutto lui. È stata una bella esperienza, tant'è vero che io sono un abituato a sempre un po' dire
dire le cose, no? Appena le penso, cioè mi manifesto subito il suo interesse. Sono andato da lui dicendogli che avrei voluto continuare questa relazione comunque per le prossime trasferte, ma no, sono stato rimbalzato. No, non è vero, non ho detto no. L'ha aperto una parentesi qua. Vabbè, ha detto che ci deve pensare. No, l'ha aperto una parentesi, ho detto assolutamente sì. Però l'Africa mi ha aiutato a creare una storia d'amore, molto bella. Sì, ma non ho risposta. No, non è vero, è una cattiveria questa è una cattiveria. Quindi ora è stata una bella esperienza. Una domanda per Holly e una per Tommy. E Holly, che aria si respira nello spogliatoio dopo questa prima vittoria, che speriamo sia la prima di tante altre? Ah, sicuramente tanto entusiasmo e un'aria positiva. Vincere è sempre bello e fa sempre bene. Quello che dobbiamo fare adesso è finire piedi per terra, non montarci la testa, continuare a lavorare, testa bassa, e pensare che è stata due partite, una tornata positiva, perché sicuramente siamo tornati con punti, ma ci aspettano ancora 7 mesi. E quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare e fissare le nostre cose positive, fissare le nostre cose negative e migliorarle, e lavorare, perché ogni sabato, lo sappiamo benissimo tutti quanti noi, non è una partita normale, ma ogni sabato per noi è una finale. Dobbiamo pensare che partita dopo partita dobbiamo cercare sempre di fare il massimo. Per Tommy invece, sensazioni sulla prossima di campionato, qui in casa a Moletolo contro i primi classifiche della Conference di Alstar? Non ha bisogno di presentazioni, poi arriva un tifoso di Alstar. Sarà una partita sicuramente impegnativa delle ultime due. Alstar l'abbiamo visto giocare con la Sudafrica, con gli Scarlets, che qua hanno una nuova nazione, quindi si presentano da solo. Abbiamo giocato contro Alstar diverse volte, sempre stata una partita dura. Dal canto nostro, secondo me, arriviamo a questa partita con uno stato d'animo e anche forse una consapevolezza diversa rispetto alle altre volte. Sappiamo che se riusciamo a proporre il nostro gioco e farlo nelle ultime uscite, possiamo dire la nostra. Il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di farlo, esatto, di dire la nostra, di essere il più competitivo possibile, e poi il risultato sarà solamente una conseguenza di questo. Molto bene, in bocca al lupo. Crepi.